Buongiorno e bentrovati un altro sabato mattina, sono Mattia Crivellini e siamo sul canale di Fosforo, la festa della scienza. Anche oggi per andare a fare un'altra esplorazione di coding, perché noi vogliamo trasformarci da passivi fruitori di tecnologia in attivi creatori di tecnologia, e quindi stiamo lavorando con il coding, con la programmazione, e in particolare ci piacciono le piattaforme Scratch ed mBlock. ide.mBlock.cc è la nostra piattaforma con cui stiamo facendo tutte queste nostre fantastiche puntate. È un derivato meraviglioso di Scratch, lo potete trovare a questo sito ide.mBlock.cc, oppure, come lo sapete perfettamente, scaricare attraverso le app Android e iOS se avete cellulari o tablet, oppure su Windows e Mac scaricare direttamente il programma. Basta cercare su Google mBlock e troverete un sacco di informazioni e il sito di riferimento. Ma la nostra piattaforma più veloce è quella via web, ed è questa che utilizzeremo anche oggi. Siamo alla quarta puntata di questo ciclo sulle coordinate X e Y. La volta scorsa abbiamo introdotto le funzioni. Yes! Abbiamo finalmente capito cosa significa il pallino, quello rossastro, i miei blocchi. I miei blocchi ti permettono di personalizzare del codice e poterlo richiamare quando vuoi. Questa cosa in informatica, in programmazione imperativa, si chiamano funzioni e danno una grandissima libertà. Sono alla base del linguaggio di programmazione che ha alla base la matematica. Ed è per questo motivo che spesso ci piace unire sia la parte artistica ma anche la parte di matematica nei nostri attività di coding. Questo tipo di lezioni va avanti esattamente su questo ciclo ed eravamo arrivati nella parte terza in questo codice. Andiamo a vedere la nostra super plancia. Stiamo cercando di muovere un panda nei quadranti del nostro monitor, dalle coordinate iniziali meno x 100, y uguale 100, e già da queste due coordinate, attraverso i segni, sappiamo perfettamente che il panda partirà in alto a sinistra. L'origine, come sapete perfettamente, è al centro, nel punto 00. La x e la y invece del nostro codice sono meno 100 e y uguale 100, quindi sono in alto a sinistra. Vogliamo spostare il panda verso la parte alto destra, poi verso il basso, poi verso sinistra e poi farlo ritornare su. E questa cosa l'abbiamo fatta in vari modi. L'ultima volta, come avete visto, abbiamo usato le funzioni. Ora vado a cliccare bandina verde, così vediamo il codice dove eravamo rimasti la volta scorsa. Pronti? Eccolo qua. Questo è il nostro mitico panda che si sta spostando attraverso i quadranti. Appena fatto il primo e arriva al secondo, si sta spostando verso il terzo, ruota di altri 90 gradi, richiama la funzione camminata 5. Abbiamo visto anche l'uso delle moltiplicazioni con le nostre funzioni l'ultima volta. Ed ecco qua il panda che termina. Cosa faremo in questa nuova ed ultima occasione di questo ciclo di quattro incontri sulle coordinate x e y? Perché attenzione, a breve partirà un altro ciclo, un ciclo in cui faremo un videogioco, una sorta di riedizione, di rivoluzione, di cambiamento di un classico che torna sempre, che funziona, che è il Pac-Man. È una sferetta gialla che mangia dei pallini e cerca di evitare dei fantasmi. Quindi molto presto su questo canale YouTube di Fosforo, Festa della Scienza, avremo Pac-Man, ma adesso concentriamoci nel fare l'ultimo blocco di software. 3, 2, 1... Allora, la challenge la volta scorsa era assolutamente incentrata nel chiudere questo percorso. Per chiudere questo percorso, avrete già risolto abbastanza facilmente, dobbiamo girare un'altra volta a destra e quindi ruotare di altri 90 gradi. Poi dovremo puntare nella direzione verso l'alto. Abbiamo guardato l'altra volta come funzionava. Le direzioni sono esattamente queste. A destra abbiamo 90. In basso abbiamo 180 gradi. Dall'altra parte, quindi verso sinistra, abbiamo meno 90. Se vogliamo andare in alto, la risposta è
è puntare verso zero. A zero gradi si va in alto. E visto che dobbiamo ripercorrere di nuovo la camminata per il percorso stabilito di 200 passi, dalle coordinate negative negative, meno 100, meno 100, alle coordinate Y positiva deve andare verso 100 ed è la X deve rimanere la stessa, quindi meno 100, il panda si sposterà di 200 passi e per fare questo lo facciamo con la nostra funzione che abbiamo dentro i nostri miei blocchi. Se qualcosa non è chiaro, riandate a vedere il video della parte terza in cui è spiegato tutto perfettamente. Ma adesso aggiungiamo un altro pezzo molto interessante. È un vecchio amico per chi è molto attento e partecipa attivamente a questo canale, è lo strumento penna, perché in questa passeggiata finale di panda vogliamo vedere esattamente come ruota di 90 gradi, vogliamo vedere questi angoli retti e vogliamo disegnare questa camminata. Per farlo abbiamo bisogno dello strumento penna. Allora, come si accedono a nuovi strumenti, a nuovi blocchi? L'abbiamo visto altre volte, ripetiamolo, ci sono le estensioni. Qui abbiamo i nostri blocchi generali, ma poi abbiamo le estensioni. Se clicchiamo su estensioni, attiviamo una nuovissima cosa. Attenzione, perché per fare questo dobbiamo essere connessi a internet, perché le estensioni mBlock le scarica direttamente da internet. È ovvio che se siamo via web le estensioni sono già scaricabili perché saremo connessi a internet, ma se siete via piattaforma di programmazione, quindi con le app da cellulare e con, oppure da computer, ricordatevi di essere certi di essere connessi a internet. Lo strumento penna molto facile, lo troviamo qui, quindi basterà selezionarlo e fare aggiungi. E automaticamente torniamo all'interno della nostra plancia e troviamo un pallino in più. Questa volta è un pallino verde e abbiamo lo strumento penna. Molto interessante. Per raggiungere lo strumento penna, ricordiamoci che penna serve per disegnare. Quindi ricordiamoci che è una penna e la penna è sempre con panda. Se la penna sarà messa giù, vuol dire che farà un tratto. Se la penna è su, sarà con panda, ma non rilascerà nessun tipo di tratto. Questo è davvero molto importante. E adesso un altro grande consiglio. Visto che disegniamo e in qualche modo imbrattiamo, sporchiamo, ma in realtà facciamo arte e coding, il nostro schermo, è estremamente conveniente, una volta completato il programma, ricordarvi di cancellare tutto. Così la prossima volta che farete bandierina verde, bababam, ci ricorderemo perfettamente di pulire. Quindi l'ultimo comando sarà pulisci tutto, così nel programma nuovo ripartiremo da uno schermo bianco. Quindi, fatte queste premesse, torniamo nella nostra mitica plancia e andiamo a vedere esattamente questa cosa. Iniziamo quindi con penna giù il nostro fantastico codice. Per esempio, potremmo mettere penna giù all'inizio della funzione. Potremmo mettere penna su, perché non ci serve alla fine della funzione. E potremmo ricordarci di fare elimina tutto alla fine del nostro codice. Proviamo a vedere cosa accade. Siete pronti? 3, 2, 1, suspense. Panda si sposterà nelle coordinate meno 100 della X e 100 della Y e andrà forse a iniziare a disegnare. Andiamo a vedere. 3, 2, 1, via! Questo è il nostro panda e come vedete dalla sua testona appare esattamente una fantastica riga. Tra poco gira di 90 gradi e sì, vediamo un angolo retto! Stiamo andando intorno allo zero. Ora la Y negativa, stiamo per girare, girato in questo momento, altro angolo retto. Andiamo a vedere se nell'ultimo quadrante giriamo, ancora una volta, ruotiamo di 90 gradi, ultima funzione cammina. Attenzione, attenzione, ci siamo, 3, 2, 1,
Eccoci qua e abbiamo cancellato esattamente tutto, abbiamo fatto il nostro quadrato. Bene, 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 applausi! Yes. Ora come sempre spetta a voi una nuova challenge, perché come sapete io vi do delle indicazioni, ma questo è coding con l'approccio del tinkering, nuove sfide ogni volta in ogni video. Ora abbiamo fatto camminare Panda con le funzioni dello strumento penna attraverso un quadrato, utilizzando degli angoli di 90 gradi, ruotando di 90 gradi ogni volta. La challenge per questo sabato è: riuscite a fare una passeggiata triangolare al vostro Panda? Provateci! E dopodiché, riuscite a fare una passeggiata pentagonale o esagonale al vostro Panda? Provate! Se volete andate a cercare il nostro canale YouTube, perché ci sono delle aiutini nei vecchi video. Possiamo scoprire qualcosa attraverso altri video già fatti dello strumento penna. Non vi lascio altri aiuti, io vi ringrazio da Mattia Crivellini. È ancora tutto, Fosforo la festa della scienza, mi raccomando ricordatevi di sottoscrivere il canale YouTube Fosforo Scienza, attivare la campanella per essere sempre avvisati di ogni nuovo video. Seguiteci sia con gli esperimenti del Dottor Brown che con le attività che faccio io di coding. Vi ricordo i nostri libri che potete trovare su Amazon o in tutte le migliori librerie delle vostre città, che riguardano Pazzi per la matematica oppure Virus, per scoprire come funzionano i virus e le avventure di Osvaldo, o anche lì abbiamo Elettricità e magnetismo di un'altra collana nuova, completa, tutta da scoprire, che riguardano esperimenti di scienza, che si chiama Esperimenti che passione. Vi ricordo ancora una volta di seguirci, se volete, su Facebook, su Instagram, e guardare tutti i nostri meravigliosi e divertenti video su TikTok. Grazie ancora, ci vediamo presto su questo canale con Pac-Man e altri video di scienza. Sulle mani, bambini! Grazie ancora una volta di essere stati con noi! Ci vediamo presto! Fosforo, la festa della scienza. Ciao, 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 ciao!